Cosa stai preparando? Sto preparando un risotto con capesante, fiori di zucchine, stracciatella di bufala e bisque. E andiamo a preparare questo risotto, prendiamo la cipolla rossa di Tropea, la tritiamo, prendiamo l'olio extravergine e facciamo rosolare la cipolla. Una volta che la cipolla è rosolata, andiamo ad aggiungere il riso. Io utilizzo il Carnaroli, che andrà fatto tostare 3-4 minuti, sempre girando, in modo che il chicco si tosti bene. E poi andremo a bagnarlo con del vino bianco secco. Andiamo a sfumare con il vino bianco. E poi, prima di portare avanti la cottura con il brodo vegetale, dobbiamo aspettare che si asciughi completamente il vino in modo che perda l'acido. Quando è evaporato completamente il vino, andiamo ad aggiungere il brodo vegetale. Non molto, lo aggiungiamo poi man mano che cuoce. Ci assicuriamo che tutti i chicchi di riso siano a bagno, per non avere le sorprese di trovarne alcuni crudi poi in mantecatura, che poi sotto i denti non sono per niente buoni. E aggiungiamo già i fiori di zucchina. Facciamo cuocere un 8 minuti e poi andremo ad aggiungere le capesante. Prendiamo 3 capesante per porzione di risotto. Una la teniamo intera, che andremo poi a cucinare a parte e mettere sopra per decorazione, mentre le altre due le tagliamo a cubettoni abbastanza grossi e poi le aggiungiamo al risotto, ma quando mancheranno tipo 4-5 minuti di cottura, non di più, così porteremo tutto poi a cottura assieme. Dopo 7-8 minuti di cottura aggiungiamo le capesante. Tutto a crudo, così in 3 o 4 minuti loro saranno pronte. Facciamo cuocere ancora 3 minuti e poi dovrebbe essere ora di mantecare. Nel frattempo mettiamo su un'altra padella per la cottura poi direttamente della capesante che abbiamo lasciato indietro, a parte. Da mettere sopra. Nella padella aderente andiamo a mettere una piccola noce di burro. Andiamo a cuocere la capesante. Per mantecare il risotto tiriamo sempre via dalla fiamma, diamo un po' di parmigiano, un filo di olio extravergine, mezza noce di burro. Il segreto del riso è che deve essere, la consistenza deve essere all'onda, che è questa. Lo lasciamo riposare pochi secondi, nel frattempo abbiamo la nostra capesante in cottura. Prendiamo la bisque, che è una salsa fatta con i carapaci dei gamberi rossi. Andiamo a scendere, l'abbiamo fatta caramellare un po'. Mettere un po' di stracciatella di bufala per dare una parte un po' più grassa al piatto. Mettiamo ancora un goccio di bisque. Un bel giro di pepe. Ed è pronto. Questo piatto è stato preparato da Massimiliano Careri, ristorante Genarnet, Asti.